a ricordi subliminali. Cioè quando facevo continuamente nel colloquio? Se, mi sta chiedendo se nel colloquio. A me interessa se in queste dichiarazioni che lei aveva reso il 21, ma tra l'altro questo mi sembra che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, cioè se ancora lei in quelle dichiarazioni non aveva fatto poi le dichiarazioni che fa oggi in aula e ancora si esprimeva in termini di ipotesi, di incertezze, di sensazioni. In quelle io le ho detto, sono stata volutamente riduttiva, volutamente garantista, come è giusto essere in un'indagine per omicidio, volutamente riduttiva perché ricordi li avevo, perché non ricordavo di aver fatto quel tentativo di telefonata all'inizio. Sì. Perché i ricordi si erano formati, ero riuscita a ricostruirli gradualmente, quindi ero stata volutamente riduttiva in quel verbale. D'accordo. Senta, suo padre abbiamo detto che era presente in questo colloquio a tre. Sì. Ora, lei ricorda se e come commentò con suo padre questo colloquio a tre? Ricorda in particolare, così andiamo avanti, se suo padre le disse che a suo giudizio il professore Romano in quel colloquio era stato affettuoso. Si tratta di un'intercettazione telefonica del 23.5.97. Gliela leggo tutta. Così. Scusi, avvocato, non è che io voglio interferire sulle sue nell'esercizio delle sue funzioni, ma non sarebbe opportuno prima chiedere quale fu la reazione del professor Romano in questo colloquio? E poi domandiamo i commenti, chiediamo alla testa quali furono i commenti del padre, quali furono i suoi giudizi sul comportamento del professor Romano, perché noi non sappiamo ancora come si è comportato il professor Romano, questo vorremmo sapere. L'ha detto stamattina, comunque ci sei tornata, comunque se vogliamo farlo. Penso che prima la cosa più importante sia la reazione del professor Romano. Comunque è lei che deve condurre l'esame. No, Presidente. Io però le consiglio di fare anche questa domanda prima, così capiamo prima e meglio. Allora, dottoressa, il Presidente preferisce che lei prima ci dica, di fronte a questo fatto che lei riferì al professore Romano, cioè seppur per sommi capi queste dichiarazioni che aveva fatto il 21 e il 22, il professore Romano come reagì? Reagì minimizzando, perché come l'ho detto, mio padre riprese l'argomento Liparota, il permesso, l'uscita, eccetera, perché pensava potesse essere rilevante, non so, uno si assenta non chiedendo il permesso, fa traffici strani, non so, pensava potesse essere rilevante, tant'è vero che me lo disse appena attaccata la cornetta del telefono la sera prima, quindi riprese lui l'argomento Liparota e, come ho detto, Romano lasciò cadere. Rispetto alla presenza dell'alletto disse: ma non andavano lì per farsi il caffè? Io gli dissi: assolutamente no, non c'è più la macchina. E poi più volte disse: insomma, vabbè, allora però basta, ora questa cosa è fatta e lei deve pensare alla sua posizione nell'istituto, lei è piena di talento, tutti parlano bene di lei qui, gli studenti, cioè, insomma, mio padre era tutto contento. E il suo padre? Era contento, era tutto contento. Facevano complimenti alla figlia, evidentemente, lì per lì. Cioè, nel corso di quel colloquio, che era poi la domanda che avevi fatto successivamente, comunque lei aveva manifestato, come aveva tra l'altro detto prima, anche la sua intenzione a non proseguire la sua attività in istituto, giusto? Quando, scusi? Nel corso di questo colloquio lei disse: io non voglio proseguire l'attività in istituto. Beh, la mattina, sì, insomma, glielo dissi molto più fermamente la sera per telefono, la mattina dissi, insomma, ci sta questa gente che non si rende conto di quando la situazione è seria, perfetto, e indagine, eccetera, Fiorini che nega di avermi detto frasi, e lui disse: ah, sì, sì, vidi che, insomma, l'argomento Fiorini gli era un minimo interessato, disse: ah, sì, sì, perché Fiorini ha questo registro del gioco che tira sempre fuori, lui è interessato al... vede l'aspetto giocoso delle cose. Sì. Io feci un'illazione uscendo e la dissi a mio padre. Ora casomai vediamo, feci ma non so se mi interessa perché ce n'è un po' troppe di illazioni. Sì. Mi interessa invece un'altra cosa. Quindi, rispetto a questa sua volontà di andare via dall'istituto, il professore la incoraggiò, non le disse: senta Chiara, effettivamente è meglio che lei se ne vada. Ci fu un incoraggiamento a restare in istituto, da quello che ho capito. Sì. Questo sì. Mai più una telefonata, adesso vedremo, perché lei una volta si lamenta che le telefonano troppo, una volta che non le si telefonano. Quindi sì, questo è uno dei commenti che sono pesanti. Questo commento poteva anche non farlo.
Allora, dottoressa, quindi dicevo... almeno in questo momento, poi in sede di arringa può fare tutti i commenti che vuole. Lo spero. Rispetto a questo colloquio, volevo sapere, lei parlò di una sua sensazione di estraneità rispetto al fatto, rispetto a quello che aveva visto? Sì, come di un... io gli dissi, guardi, io... poi è come se istintivamente mi fossi ritratta, perché ho avvertito questa tensione, però, perché mi chiedevo, ma perché però? C'è stato qualcosa che ha avvertito una tensione? Perché non ti sei voltata? Che ne so, perché non hai... perché non hai posato gli occhi su sta gente se avvertivi come una fredde, come un gelo, non so, in quella stanza? Sì. Io me lo sono chiesto, l'ho interpretato nel senso del mio atteggiamento da sempre nei confronti di quell'istituto, cioè come di una... sì. Come di un... di una persona che insomma non vuole apparire neanche minimamente arrogante, ecco questo. Ma comunque non è nel mio, ora, nel mio carattere. Nel suo carattere. Lei queste cose le espose al professore Romano in maniera così serena oppure era particolarmente scossa e piangeva in quel momento? Non ho pianto a dirotto come ha detto lui o comunque come risulta lei, scusi, dai giornali. Lei conosce il contenuto degli interrogatori del professore Romano? L'ho letto sui giornali. No, guardi, che non ha mai dichiarato che lei nel corso di quel colloquio piangeva. Comunque non... No, come? Io ho letto sui giornali. Lei giustamente... Non mi interessa quello che ha detto. Però io vorrei che la tesi terminasse di parlare. Presidente, ma se mi risponde con un interrogatorio... No, hai incominciato a dire, io non ho pianto a dirotto, ho pianto... Come ho letto sui giornali... Ma sui giornali? No, non piangevo a dirotto. Piangeva però? Cioè, piangere a dirotto vuol dire con le lacrime che scendono, i singhiozzi anche. Io mi sono... ho avuto la voce un po' rotta e sì, qualche lacrima si è affacciata forse... Il fatto che si è fatto ma non ha dirotto nel momento in cui ho detto sì, insomma, l'atteggiamento i fiorini che si scorda le cose, si scorda le frasi. Io sono stata abituata a vedere l'aspetto serio delle questioni, l'aspetto serio delle situazioni. E gli ho riferito che mia madre, quando io sono tornata alle 5 di mattina a casa dopo 13 ore, 14 ore, quante sono state di interrogatorio, mi ha detto, stavamo lì, io piangevo, ero insomma un po' sconvolta, e lei mi ha detto, io tutto il pomeriggio sì, ero preoccupata per te, però ho pensato a quella ragazza, a sua madre, ho pensato che lei comunque... vabbè, scusate. Che lei comunque, insomma, sua figlia non la poteva più rivedere, e allora mi sono detta, se può essere utile, cioè si era calmata pensando alla famiglia Russo e a Marta. Io questo l'ho infinitamente apprezzato, perché le madri borghesi, le madri dell'alta borghesia, pensano prima di tutto ai loro figli, agli interessi dei loro figli e al loro orticello. Non alle altre famiglie, ai figli degli altri, di solito c'è come un atteggiamento egocentrico, specie rispetto ai figli. Lei aveva pensato, così si era consolata, io questo glielo riferì e mi sono un po' commossa su questo. Non avevo l'aria di una pazza scatenata, questo proprio no. Va bene, senti, allora io poco fa le stavo facendo questa domanda, cioè se lei ricorda, se ha commentato con suo padre questo colloquio a tre della mattina del 23. In particolare, eventualmente le leggo alcuni passaggi di questa intercettazione. Suo padre le dice che a suo giudizio è stato affettuoso nei tuoi confronti, non ti voleva mandare assolutamente nessun messaggio trasversale, assolutamente. Dopodiché richiama la figura del professor Santoro. E dice, io mi immagino che se ai miei tempi fosse successa una cosa nel mio istituto, cosa sarebbe successo? Santoro probabilmente avrebbe tenuto lo stesso atteggiamento. Sì, sì, lui tentava di calmarmi, sì, sì, in quella fase. Scusi, Presidente, tutto questo... Santoro chi è? Professor Santoro? Ora io chiamo, il professor Santoro è il professor Santoro Passarelli, diritto del lavoro e diritto civile.
questa è tutta una frase che riporta l'avvocato del Nicolò Lipari. Allora, se è un'impressione di Nicolò Lipari, padre della dottoressa Lipari, bisognerebbe chiedere al padre, non a lei. Mi sembra che in queste udienze abbiamo sempre detto che quando si tratta di conversazioni tra due persone, tra le quali una è presente, così come abbiamo fatto oggi, posso leggere questi passaggi. Un colloquio tra lei e il padre. E mi interessa il fatto che lei, rispetto a questo colloquio, assume un atteggiamento che poi voi vedrete. Comunque anche momento... il padre è stato citato come testimone, vero? Ma appunto, il padre che deve rispondere su questa impressione. Ma non sto chiedendo, io sto chiedendo se va bene, va bene, avevo capito, certo. Senta, quando si parlò nel corso di questo colloquio a tre di Liparota, il professor Romano disse: io metto la mano sul fuoco di Liparota, Liparota io garantisco che non c'entra niente, garantì per Liparota. Che vuol dire garantì per Liparota? Disse: io sono sicuro che Liparota in tutta questa vicenda non ci può entrare niente, io ci metto la mano sul fuoco. Espresso questo concetto, non queste parole, espresso questo concetto. Fece capire chiaramente che era meglio lasciare, insomma, minimizzò, come ho già detto molte volte, ma disse, a questo punto, è un poveretto. A questo punto vorremmo sapere in che termini minimizzò. Disse un poveretto, una persona che ha dei problemi, adesso anche gli abbiamo dato il permesso per andare in Calabria, non so che nel battesimo. Nel medesimo colloquio tra lei e suo padre, proprio su questo punto, e siete entrambi che parlate, suo padre le dice: adesso le battute anche su quel tizio, Liparota, come si chiama, non è che ha detto questa è una persona sulla quale io metto la mano sul fuoco, ha detto è un tipo strano, c'ha dei precedenti, questi scherzetti di timbrare i cartellini li faceva, questi discorsi li ha fatti con l'atteggiamento di chi dice se viene fuori, non è che ha detto stiamo attenti, e lei risponde vabbè. Ma è la domanda, Presidente. Sì, forse però, Avvocato, sono domande che possiamo fare al padre quando verrà. Presidente, domanda. La risposta va bene, è una risposta che io devo chiedere a lei, perché rispetto al padre che dice guarda che io non metto la mano sul fuoco di Liparota, lei avrebbe potuto dire ma che dici se oggi Romano invece ha detto garantisco sì, io per Liparota? Ma dov'è la domanda? Ma la domanda dov'è? L'avrebbe potuto dire, è una cosa ipotetica. Ma io non ho detto adesso che Romano garantiva per Liparota. È chiaro che di fronte a una persona come mio padre, di fronte a me, ma io non so, ma neanche il più criminale ti intimidisce o chiaramente fa capire che tu hai un ruolo, che tu hai un ruolo centrale in quell'indagine. Questo è dare un potere a una persona, intimidirla. Perché per come mi conoscono, io sarei andata diretta dall'università in questura, diretta per come mi conoscono in quell'istituto. Quindi di me si poteva dire che ero fragile, eccetera, ma certo non che se fossi stata intimidita non sarei andata subito a riferirla alla polizia. È chiaro che quello che io ho percepito degli atteggiamenti del professor Romano è intanto una diversità dal solito, una tensione particolare, e poi è chiaro, in presenza di mio padre. Ma figuriamoci se poteva dire io sono Liparota, Liparota non fate il nome di Liparota che garantisco io, cioè questi sono discorsi, non so. Che non l'ha fatto? No, non l'ha fatto. A me serviva solo sapere se l'aveva fatto. Senta, con riferimento alla telefonata notturna rispetto alla quale lei ha detto che poi appunto è rimasta sconvolta, io voglio sapere, lei al professore Romano ha rappresentato le cose come le ha rappresentate oggi oppure ha parlato di reminiscenze vaghe? La telefonata notturna, per telefono, reminiscenze vaghe. Non saprei dire, guardi, se ho pronunciato questa. Se non ricordo, abbiamo il testo. Abbiamo il testo e lei parla di reminiscenze vaghe. Poi le dico che lei, in quattro passaggi di questa intercettazione. Può parlare di sensazioni, ma non di. Come? Presidente, scusi, l'avvocato ha detto che questa telefonata dura 60 pagine, adesso dice due parole. Cita due parole soltanto. Allora, se facciamo leggere perlomeno una pagina di questi 60, la testa può essere che la testa si orienta nel tenore della domanda. Non ricordo. Noi possiamo allora glielo leggo voi, così. Vedremo tutta la trascrizione con calma e potremo sapere meglio la situazione. Pagina comunque 43. Se lei vuole... Pagina 43. Insomma, accoglie l'invito del pubblico ministero. Certo, lo accolgo. Insomma, il destino vuole che in un certo minuto devo aprire la porta, avere poi una serie di reminiscenze vaghe, di atteggiamenti strani e di cose, avere questo cavolo di atteggiamenti,
reminiscenze di atteggiamenti, insomma. Avere questo cavolo di nervosismo che mi ha preso e guido come una matta e rischio di schiantarmi. Ora, sempre nel corso di questa telefonata... Ma io posso aver convinto, proprio nel corso di un'indagine per omicidio in cui è talmente comprensibile che una persona sia sotto pressione, posso aver convinto io della mia pazzia il professor Romano? È una domanda a me, Presidente, cos'è? No, scusi. No, è una deduzione che ha fatto il test. Presidente, io non faccio commenti, però la prego di dire al testimone di non fare domande a me. Non ha fatto domande, è una deduzione. Ha fatto una domanda. Ha detto esattamente il pubblico ministero, era una sua deduzione, una deduzione della testa. Volevo sapere se nel corso di questa telefonata lei ripetutamente, ed eventualmente le leggo i passaggi, ha detto: io ho solo delle sensazioni, ho cose che non hanno profilo penale. Ricorda che ribatteva su questo? Oppure glielo leggo? No, ribattevo. Era una telefonata in cui appositamente io tentavo di far passare comunque da un lato di aperta collaborazione nei confronti dell'indagine della polizia del professor Romano. Sì, quindi non volevo far vedere che insomma ero in qualche modo che mi ponevo come in una posizione di contrasto, insomma, di chi... Ma io voglio dire una cosa, se questa telefonata... Avevo dei toni abbastanza, come dire, abbastanza, per certi versi, morbidi su alcune cose. Morbidi. Se questa telefonata aveva la finalità di spingere il professore Romano a questa collaborazione, giusto? Lei, in questa telefonata, anziché dire non ho nulla di rilievo penale, avrebbe dovuto dire... Ma questa non è una domanda, è una deduzione, io su questo punto mi oppongo. Cioè, la domanda ha fatto e ha avuto una risposta. Ora, se a un certo punto la risposta non va bene, non ci possiamo fare nulla. Presidente, a me la risposta non è che mi va bene, mi va strabene, però ho interesse a fare altre domande. Sì, no, e deve fare altre domande. Sì, formuli la domanda, che non sia per una deduzione sua. Non è... Allora... dottoressa, lei per quattro volte ha detto non ho cose di rilievo penale, gliele leggo. Così. Sì, ma era vabbè, vero, ha già detto una cosa simile, ha detto anche il perché ha usato quella frase. Perfetto, come reagiva il professore Romano di fronte a queste cose? Abboccava questo suo tentativo o no? Ma scusi, che vuol dire abboccava? No, il termine abboccare non è ammesso. Come reagì il professor Romano? Quando... Io continuavo a dire, non ho visto cose di rilievo penale, perché non avevo visto cose di rilievo penale. Non è nessun tentativo. Che vuol dire tentativo? Come lei ha detto che ha fatto questa telefonata per tentare di spingere il professor Romano alla collaborazione? Ma insomma, di farlo ragionare, voglio dire, per sondare, veramente sondare una serie di sensazioni che avevo avuto. Molto e quando lei sondava, come reagiva il professore Romano? Si era messo tranquillo, cioè con estremo distacco e con estrema tranquillità, con un tono totalmente diverso da quello delle telefonate in cui era stato lui a cercarmi, in cui era stato lui a chiedere di parlarmi. Che tono? Era estremamente tranquillo. Se prima parlava di un tono teso, di un tono nervoso, questa volta il tono com'era? Era tranquillo. Sereno? Sì. Oh. Visto che lei dice, volevo sapere rispetto a queste sue frasi, lui diceva: Chiara, tu devi stare zitta, non devi collaborare. No, per Presidente, telefono. Su questo punto... Ma la domanda non è che devo dire, se noi facciamo 100.000 domande, ha detto questo, ha detto quest'altro, ha detto quest'altro ancora. Che cosa ha detto? Questo dobbiamo sapere. Io direi, avvocato, la domanda la mettiamo, ma in termini generici e generali direi meglio. Sì, ma siccome il professor Romano le disse mai non parlare, non dire nulla, non riferire? Ma come avrebbe... No. Come avrebbe potuto, voglio dire. Come avrebbe potuto? Senta, lei ricorda, questo è dare un potere a una persona che fa chiaramente capire che collaborerà con l'indagine, come è giusto che sia, e dargli un potere dire non parlare. Io non sapevo di aver avuto un ruolo centrale in questa vicenda, come potevo saperlo? Senta, lei ricorda se il professore Romano, quando lei disse che c'era un atteggiamento da parte di tutto l'istituto di far finta che nulla fosse accaduto, come le rispose, come reagì a questa sua, diciamo, denuncia di quello che faceva tutto l'istituto? Scusi, ripete la domanda. Lei ricorda se, quando lei disse, io noto intorno a me, anche stamattina l'ha detto, questa omertà, questo far finta di niente, nel corso di questa telefonata, di fronte a questa sua lamentela, di questo atteggiamento dell'istituto che faceva finta di niente, come reagì il professore Romano? In quella telefonata del venerdì sera? Sì. Come ho detto stamattina,
parlò molto a lungo del fatto che in tutti gli ambienti che l'uomo è un animale cattivo, che il male c'è ovunque, che questo è anzi positivo. In qualche modo il concetto era: il male è positivo perché ci permette di migliorare, la speranza ce la danno i peggiori. E mi disse che ero una cattiva cristiana perché giudicavo. Io gli ripetevo, che non, che per me l'unico diritto era quello della ragazza. Sì, allora, l'unica cosa importante. Lei dice no, perché c'è stato un atteggiamento di lasciamo, facciamo finta che non sia successo niente. Romano, e come si fa a fare finta che non sia, Chiara? No, appunto no, Romano. E questo quando, insomma, purtroppo la morte è una realtà insuperabile. Come si fa a metterla tra parentesi? Questo è un dato irreversibile. Ricorda che fu la questa la sua risposta? La domanda è questa. La domanda si ricollega alla precedente domanda. Però Presidente, quindi era una questione di coerenza. Lei ha sempre detto, e ce l'ha ripetuto anche questa mattina, prima si fa la domanda e poi eventualmente si legge. Ora invece qui assistiamo a un fatto che è completamente diverso. Cioè, si legge una parte di trascrizione. Presidente, se io sbaglio lei mi corregge, però mi pare che si stia leggendo una parte, solo una parte di trascrizione, e poi su questo punto si fa. Siccome prima la testa ha riferito su una certa dichiarazione del professor Romano, la lettura di quella frase si ricollega alla risposta data dalla testa. E la domanda infatti dell'avvocato è questa: come spiega allora questa dichiarazione che mi sembra alquanto diversa da quella prima resa? Perché il professor Romano parla di morte come termine, come evento drammatico che non si poteva cancellare. Sì, beh, ma queste sono parole. Tutte parole, perché in una conversazione ci sono soltanto parole. Sì, cioè, certo, sì, ma fece vari riferimenti anche alla filosofia, a Lacan, vari riferimenti, certo, su vita e morte. Certo, questo no, assolutamente. Non su vita e morte in generale come dato esistenziale, sulla morte di Marta Russo. No, non disse niente, di possibilmente, come dire, rilevante, cioè sulla morte di Marta Russo. Cioè sono. No, questo no. E questo no, io sì, come si fa a negare una morte, certo. Questo lo disse, ma. Senta, che vuol dire che negavano la morte? Ma guarda, la morte è un fatto. Allora, io le faccio le domande, lei si limiti a rispondere. Qua c'è l'intercettazione, la Corte. Io sto rispondendo, ma infatti, insomma, io so da mesi di essere stata intercettata. Senta, quindi abbiamo detto che la morte non l'hanno mai negata, questo no. Per quanto riguarda questa telefonata, vorrei pure vedere. Per quanto riguarda questa telefonata, quindi lei rispondendo già al Presidente mi ha detto che i toni invece erano molto tranquilli? Sì. Ricorda che addirittura lei ha detto che si trattava di una lezione di cristianesimo? Chi? In questa lezione, 11.6.97, pagina 124, ore 19.52, lei parlando con Chino, che è una sua guida spirituale, penso, le dice, parlando di Romano, mi ha fatto pure una lezione di cristianesimo. Sì, sì, posso averlo detto, cioè. Senta, lei questa mattina ha ripetutamente detto che alla fin fine il professore Romano continuava a dire questi non hanno niente in mano, non hanno prove in mano, eccetera. Comunque sia, questa affermazione del professore Romano detta a lei risale a data anteriore al 23 maggio, perché da allora in poi abbiamo detto non vi siete più visti, è così? Ne sentiti? Quale affermazione, scusi? Stamattina lei ha detto che un'affermazione che lei le infastidiva era che il professore diceva gli investigatori non hanno nulla in mano. Ah, io si riferisce sempre. Aspetti, anche, non sanno fare le indagini. Non sanno fare le indagini. Queste affermazioni che ha detto stamattina si riferiscono comunque a date anteriori al 23 maggio? Sì, sì. D'accordo. Per favore, avvocato. Io dopo il 23 maggio. Su questo punto può fare una domanda alla testa? La può fare lei? Sì, la faccia lei, Presidente. Il tono usato dal professor Romano quando diceva non sanno fare le indagini, non hanno niente in mano, era un tono soddisfatto o un semplice commento? Questo lo sanno. Beh, soddisfatto che vuol dire?
Come dice? Soddisfatto, che vuol dire? Cioè, se lo diceva... compiaciuto, un tono compiaciuto. O se era invece un'osservazione fredda, obiettiva, sia pure tesa, sia pure nervosa. Osservazioni che io notai, insomma, mi sembravano... Sì, ma c'era un certo compiacimento nella frase. Non c'era, diciamo, un tono di... come dire, di chi è triste perché le indagini non sono difficili, o perché non c'era un tono di rammarico, questo no. Cioè, non è che dicesse lì purtroppo, ecco, non c'erano i purtroppo, purtroppo non hanno nulla, queste cose non dovrebbero succedere, quella povera ragazza. No, l'espressione era: questi non hanno niente. Questa era l'espressione che io ricordai, ma mi guardai bene dal farne cenno il 21 maggio, cioè nel primo interrogatorio, mi guardai bene, perché erano però illazioni e deduzioni pesanti che, insomma, che nel primo interrogatorio io... Collocare sì. Nel tempo queste affermazioni. Senta, io per la mia parte sto quasi finendo, le ultime domande. Lei ricorda che la sua amica Laura Schiuma le aveva scritto una lettera, no? Due lettere. In una di queste lettere, io ne conosco una attraverso un'intercettazione tra lei e Chiara, tra lei e Luca. In una di queste lettere le dice: non ho intenzione di tediarti con domande, vieni con me a Macerata mercoledì. Le dice anche: ho appreso della violenza che stanno esercitando su di te, Chiarina, che la Chiarina... una serie di cose. Ora, lei dietro questa lettera, lei intravide un tentativo del professore Romano di intimidirla? Beh, intimidirmi non c'era niente di intimidatorio. Siccome lei ha definito... Innanzitutto... Io feci, sì, anche lì... un'illazione anche lì, ma insomma nella mia vita privata le posso fare, sì. E noto anche, insomma, lo dico anche apertamente quando sono illazioni, tanto è vero che Laura Schiuma, come dice? No, e questo è corretto che lei precisi di volta in volta, grazie. Quando è un fatto, quindi le dicevo, lei la lettera sempre fatto anche in corso di indagini. Comunque io Laura Schiuma infatti non la sentì, poi lei proprio mi tempestò di messaggi telefonici eccetera, ma non la volli più, cioè glielo dissi apertamente, io ho difficoltà a frequentarti. No, io voglio sapere per ora per la lettera. Sì? Perché lei dice ad Antonietta: mi ha fatto scrivere una lettera da Laura Schiuma, quindi niente di meno, il professore Romano aveva detto a Laura Schiuma di scrivere... No, questa è una deduzione, Presidente, su questo c'è posizione. Sì. Presidente, ci sono gli atti, queste cose. Questa persona era amica del professor Romano? No, è molto amica della figlia, nel senso che siamo state insieme a Monaco per 2 mesi. Sono colleghe di università, nel senso sono assistenti dello stesso professore. Si vedono giornalmente all'università. E allora io pensai, non aperta intimidazione, perché questo, come ho detto, era fuori dal mondo proprio, insomma, dare un potere, cioè farsi considerare un criminale da un intero ambiente, cioè è assurdo intimidire apertamente persone, nel senso non parli. Però io ho, insomma, mi sono costruita, diciamo, la possibilità, ho immaginato che semplicemente, colloquialmente, Sara e Laura si fossero dette: ah, che poi la stanno spremendo come un limone, la tengono tutta la notte, eccetera, e che questo poi, vedendosi giornalmente, insomma, che questo poi fosse stato la motivazione per scrivere una frase del tipo: appreso della violenza che stanno esercitando su di te. È una deduzione. Senta, ma lei poi ha chiesto a Laura Schiuma se questa lettera era stata scritta su richiesta del professore Romano? Non gliel'ho chiesto apertamente, però gli ho detto che per dei giorni proprio, anzi che avevo difficoltà, gli dissi apertamente che avevo difficoltà a frequentarle e che quella prima lettera non mi erano piaciuti i toni di quella prima lettera. Ma che cosa erano questi toni di questa prima lettera? Ma non pensare, se vuole gliela porto. Ecco. No, ce lo guardi, è tutta trascritta. No, è che trascritta, c'è un testo con... Guardi, lei la legge a Luca. La legge a Luca e noi abbiamo l'intercettazione del 6696. Ah, e allora potrà vedere che lì c'è scritto: allora, Chiarina, non ci pensare più,
Chiarina, scusi, così ci rendiamo conto di che cosa si intende per lei per lettera mafiosa. Chiarina carissima, ti penso ininterrottamente da giorni, da quando ho appreso della violenza che stanno esercitando su di te. Ti ho telefonato più volte, ho lasciato dei messaggi alla segreteria. Non insisto più di tanto perché temevo di infrangere il tuo bisogno di fragilità. Ti prego, fammi sapere come stai, fammi sapere che Chiarina forte, che io tanto ammiro, ha vinto sulla Chiarina più fragile. Ma se così non fosse, devi sapere che ti sto scrivendo per dirti che ti voglio bene e per dirti che ci sono anch'io con te. Non ho nessuna intenzione di tediarti con domande o di parlare di cose che ti fanno male. Vorrei vederti sorridere e vorrei proporti delle evasioni. Mi accompagneresti martedì o mercoledì a Macerata? Potremmo passare una giornata spensierata e magari programmare una nuova vacanza in Germania da galline. Ecco. Chiarina, fregatene di questi fattacci, vedrai che al più presto torneremo a ridere e scherzare felici. Brava. Questa è una lettera mafiosa. Sì, no, non è una lettera mafiosa, avvocato, però voglio dire... No, prima dobbiamo fare questa domanda. Sì, lei no, ma parlando di questa lettera ha usato il termine mafioso, tono mafioso, taglio mafioso? Non lo so, se intercettato l'avrò usato, insomma. Questo non lo so. Però noi c'è. Sì, Presidente. Non mi ricordo tutte le parole che ho pronunciato. Scusate, nella intercettazione del 7697, pagina 60, Chiara dice, io questa gente non lo sopporto, questa è una lettera mafiosa. Ecco, quindi l'ha detto. E poi dice che... sì, benissimo, a questo punto abbiamo chiarito questa circostanza. Sì, e ma voglio dire, posso commentare? La domanda, perché la domanda era questa, lei ha ritenuto che questa lettera fosse di contenuto mafioso o ma avesse, guardi, un segnale mafioso? Guardi, io con Laura Schiuma ho ripreso i contatti. Quindi io mi sono autolimitata anche in questo, gli ho detto apertamente, non mi è piaciuto il tono di quella tua prima lettera, però poi, cioè, mi sono resa conto che, voglio dire, l'aggettivo mafioso poi l'avrò usato perché in quel periodo, insomma, ero anche sotto pressione, ero sconvolta, però, voglio dire, si fa riferimento alla violenza che stanno esercitando su di te. Che elementi aveva Laura Schiuma con la quale io non avevo parlato per dire che gli inquirenti stavano esercitando una violenza su di me? Perché mi dice, fammi sapere che la Chiarina forte ha vinto sulla Chiarina fragile, fragilità che poi è stata ampiamente evocata da parte del professor Romano. La Chiarina forte ha vinto sulla Chiarina debole e stanno esercitando una violenza su di te. Fregatene di questi fattacci, non ci pensare. Ti vorrei proporre delle evasioni. Perché non riandiamo in Germania insieme? La Germania voleva dire io, Laura Schiuma e Sara Romano. Per me era come minimo inopportuna in quel momento, in cui io avevo registrato una posizione dell'istituto che giudicavo in una certa maniera. Era inopportuna, io non ho più sentito Laura Schiuma per lunghe settimane. Dopodiché l'avrò giudicata male, mi sono detta l'hai giudicata male, tant'è vero che l'ho rivista molte volte a distanza di mesi. L'unica persona che ho poi rifrequentato, non avendo più frequentato nessuno dell'istituto, anche persona a cui tenevo come Fiorini. D'accordo, comunque anche questo, dietro questa lettera lei inizialmente vide la mano del professore Romano, così? Ma insomma no, ma sono colleghe con Sara Romano, che ci vuole in una conversazione a dire? Stanno a casa del professor Romano dire questi pazzi esercitano violenza su di lei e lei è una fragile. Questo Sara lo riferisce. A Laura era una deduzione assolutamente banale da fare, era una deduzione. Così come lei ha visto il professore Romano persino dietro le telefonate di Laura Schiuma, è così? Presidente, che vuol dire persino? Cioè, che vuol dire? È la domanda. Levo il persino, già... Presidente, levo il persino. Non ho capito la sua No, niente, abbiamo risolto, Presidente. Abbiamo risolto. Allora... Abbiamo detto, dietro quella lettera lei aveva visto la mano del professore Romano, anche dietro le telefonate che le fece la Laura Schiuma lei vedeva una sorta di sollecitazione, di mandato dato dal professore Romano a Laura Schiuma? Ci riferisco ai fatti, per favore evitiamo le deduzioni, sì, fatti sì. Da cui voi poter noi dedurre qualcosa. Sì. Scusate, perché le domande sono su mie deduzioni, allora è chiaro che sembra tutta una deduzione qui, erano deduzioni che io facevo privatamente al mio telefono, che non hanno mai costituito oggetto di prova e non sono mai state verbalizzate, mai. Non so che dire, è chiaro che io mi sono autodifesa da un ambiente, non potevo stare a fare dei distinguo in un'indagine in cui si è picchiato
picchiato, veramente, hanno picchiato loro come pazzi proprio sulla mia fragilità, sulle mie visioni, sul subliminale, sulle cose. Cioè non potevo stare a distinguere, con questa persona parlo, ma poi... Sì, no, ma a me interessa per ora stabilire. Cioè le conversazioni... No, però, dottoressa, lei deve capire anche le esigenze della Corte. A noi interessano i fatti. Mi cercava, ma ha cercato molte volte per telefono, mi ha lasciato, cioè non ci ho mai parlato, perché io non stavo a casa mia in quel periodo, comunque non rispondevo al telefono, e ha lasciato messaggi telefonici. Mi interessava questo, siccome in un'intercettazione che la Corte un giorno leggerà c'è scritto Alessio Chiara 26597 ore 14.06, mi fa chiamare... Secondo me... Ecco, Presidente... Un attimo, c'è il Presidente che... Sì, sì. Posso? Certo. Mi fa chiamare, secondo me, da Laura Schiuma, volevo sapere se per caso poi lei aveva parlato con Laura Schiuma e Laura Schiuma le aveva detto io ti ho chiamato perché il professore mi ha costretto a chiamarti. No, non mi ha detto questo, no. Senta, anche dietro le telefonate di Sara Romani e di Fiorini, lei pensava che ci fosse sempre un mandato del professore Romano? Presidente, sì. Posso fare un'opposizione piccola? Fa una posizione? Piccola proprio, tanto, sì. tanto per gradire. Sono delle telefonate che negli attimi o nei giorni immediatamente successivi all'omicidio, alle sue deposizioni, alle sue ricostruzioni, eccetera, la dottoressa Liberi fa, parlando liberamente, perché non sa ovviamente che il suo telefono è sotto controllo, parlando liberamente, a ruota libera, dicendo tutto il contrario di tutto, dicendo le sue impressioni. Allora, adesso da queste telefonate vogliamo fare una serie di contestazioni come se fossero dei verbali avanti all'autorità giudiziaria o avanti alla polizia giudiziaria? Io non sto facendo contestazioni, voglio verificare se in quel momento in cui la dottoressa era particolarmente stressata, siccome mi parla prima di tempesta telefonate e poi di pressioni romano, e siccome vedo che una serie di persone che secondo lei la pressano sono terzi, capire se effettivamente lei praticamente indicava queste persone come mandanti del professore Romano. No, ma io non... Aspetti, dottoressa, lasci parlare anche a me. Lei prima ha sentito che io ho detto che in fondo le deduzioni della testa non ci interessano. Quindi questo significa che non ci interessano nemmeno le domande rivolte alle deduzioni formulate. Presidente, a me può interessare anche stabilire che cosa intende per mafiosa la testa, visto che abbiamo visto che quella lettera è mafiosa. Su quel punto là abbiamo già chiarito. Siccome altre domande riguardano esattamente deduzioni formulate dalla testa, forse è inutile a farle le domande, perché potrei anche non ammetterle, in quanto richiedono tutte delle deduzioni, degli apprezzamenti personali. E infatti ho detto alla testa di riferire fatti. Infatti, non opinioni. Mi interessava sapere se c'erano fatti in base ai quali lei stabiliva che Laura Schiuma l'ha chiamata sul mandato di Romano, che Sara Romano, persona con la quale era stata a Monaco, l'ha chiamata su richiesta del padre, che Fiorini l'ha chiamata su richiesta del padre, certo. E addirittura che la Castiglia Laureanda l'ha chiamata sul mandato di Romano. Sì, lei può rispondere brevissimamente? Sì, io vorrei rispondere basandosi che... su fatti e non su opinioni. Io per mafioso intendo un atteggiamento, si può intendere, io intendevo... Presidente, non era questa la domanda, Questa è già... No, il mandato, perché però, risponde però, questo che fa per dire. I fatti dai quali lei desume e dice a tutte queste persone nelle intercettazioni telefoniche, Laura Schiuma mi chiama perché è Romano che le dice di chiamarlo, Laura Schiuma mi scrive una lettera e Romano che le ha detto di scrivere una lettera, la Laureanda Castiglia mi lascia un messaggio in segreteria telefonica, è stato Romano a dire alla Laureanda Castiglia di lasciarmi il messaggio telefonico, le telefona a Fiorini e lei dice è stato Romano a dire a Fiorini di telefonarmi. Quali sono i fatti? Ma queste sono come dire immaginazioni della possibilità, finalmente ci siamo arrivati, sono deduzioni della possibilità che all'interno di un istituto il professore incontri Irene Castiglia e dica ma senta un po' la dottoressa Lipari come sta, le faccio magari una telefonata, queste sono deduzioni, ecco. Che io non ho mai messo a verbale, né mai ho detto agli inquirenti, si è spiegata bene, l'aveva già riferito poc'anzi. Ha finito, avvocato, buongiorno. Sì. Non esaurito il gruppo delle domande. Senta, lei ci ha già detto di essersi laureata in filosofia del diritto. È stata... Presidente, questa... vuol chiedere alla testa se vuol continuare, se vuole sospendere 10 minuti? Sì. Vuole... Posso continuare? 10 minuti di sospensione? No, se li volete voi. Io posso continuare.
Allora, siamo almeno in due siamo d'accordo. La andiamo testimone... un po' avanti, poi sosteniamo eventualmente. D'accordo, ma io spero di finire prima che si verifichi l'esigenza dell'interruzione. Scusi, dunque, un bicchiere d'acqua, scusa. Una mezz'ora. Solo un bicchiere d'acqua. Sì. Allora, intanto può formulare la domanda. Lei ci ha detto di essersi laureata in filosofia del diritto. Volevo sapere se la scelta di questa materia è stata frutto di una sua libera determinazione o se lei è stata spinta da qualcuno, da suo padre, da altri, a prendere una materia non gradita. Non gradita. A me non gradita. Opposizione, Presidente. O gradita. Non gradita. Ma voglio sapere perché ha scelto filosofia del diritto. Ecco, facciamo così, è più semplice la domanda. È fondamentale questa domanda, Presidente. Non lo so, potrebbe essere importante. È molto importante. Ma non, facciamo prima a sentire la testa. Guardi, io farò domande solo sulla credibilità e attendibilità della testimone. Quindi intanto, e siccome mi interessano i rapporti con il professor Romano, partiamo dall'inizio, quindi dalla scelta della tesi, che è un fatto abbastanza importante nella vita di un aspirante studioso. Quindi perché ha scelto filosofia del diritto? Sì. Io credo che, vabbè, l'attendibilità di una persona io credo che giudichi dai costi. Perché ha scelto filosofia del diritto? Lei ha scelto quella tesi? Io ho scelto la tesi in filosofia del diritto perché in realtà volevo, ero interessata più a prendere filosofia che a prendere la facoltà di giurisprudenza, cioè il diritto positivo per sua scelta. L'ho studiato anche bene, eccetera, però non mi interessa particolarmente per mia scelta. Quindi una scelta convinta sua personale. Sì. Ecco, e lei ha chiesto la tesi al professor Romano. Sì. Ecco, e come mai ha scelto il professor Romano? Perché con Carcaterra c'erano rapporti d'amicizia ventennale, praticamente ventennale. Cioè ero molto amica della figlia, andavamo a danza insieme, eccetera. Non mi sarebbe mai venuto, insomma, di collaborare accademicamente con lui. I contatti con la figlia di Romano sono... Aspetti, no, che c'entra la figlia? Ho scelto Romano perché, prima di tutto, perché c'erano rapporti, insomma, non personali con me, non di conoscenza, insomma, diretta, e quindi era più, come dire, accademico il rapporto. E poi perché nel filone, diciamo, della cattedra di Romano si studia più nettamente filosofia, cioè non logica, ma si leggono i filosofi, insomma. Quindi anche questa è una scelta ben meditata e ben mirata, diciamo. Sì. Ecco. E lei aveva stima del professor Romano quando ha deciso di laurearsi in filosofia del diritto e di scegliere la sua cattedra per discutere la tesi? Cioè nel 92. Ma lei lo sa quando si è laureato? Nel 92 avevo stima, se si può dire, insomma, lo consideravo, sì, mi era piaciuto il suo corso, il corso di filosofia del diritto dell'anno in cui io tenni l'esame. Mi era interessato. Perché però lei, parlando con suo padre, dice che lei non ha mai stimato il professor Romano, che da anni che ne parla male e che era un pezzo di merda e via dicendo, perché queste sono le espressioni che fanno parte del suo eloquio quando lei si riferisce al suo maestro? Mi pare che siamo un pochino in contraddizione, perché lei ci ha detto di aver scelto la materia perché le piaceva, quella cattedra perché si studiava una particolare disciplina che le era molto congeniale e perché c'era un maestro di cui lei aveva stima. Adesso questa stima invece svanisce. Nel 92 avevo stima del professor Romano, poi non è che non avessi stima, avevo riserve, insomma, qualche riserva ce l'avevo. Insomma, c'è stato almeno un momento in cui lei ha stimato questo professor Romano? Quando feci il corso del primo anno. Ecco, e quali sono le ragioni per le quali lei ha perso la stima del professor Romano? Quali sono i gravi fatti per cui lei lo definisce un inetto, un vigliacco e via dicendo? Perché lei così lo definisce, lo qualifica. Sì, allora, all'inizio lo stima, poi comincia a decrescere. Ecco, che cosa aveva fatto aveva fatto di male questo professor Romano? E beh, dopo
voglio dire, dopo le vicende relative a questa indagine, definivo un inetto, un vigliacco. Scusi, lei parlando con suo padre, dice: io te l'avevo detto da anni che questo professor Romano non vale nulla, sono anni che io te ne parlavo male. Quindi lei, riferendo di questo suo rapporto con il professor Romano, con suo padre, non dice che a seguito di quel che è accaduto alla Sapienza lei ha cambiato opinione nei confronti del suo maestro? La tesi capisce. Dalla risposta mi sembrerebbe di no. Oppure se ha capito è ancora peggio. Vediamo cosa vuol dire, si sovrapponeva. Parlando con suo padre, avrebbe detto: hai visto quello che ti dicevo io, è esatto. In realtà il professor Romano non merita stime, eccetera. Perché ha detto questo? Da quando è che lei capì quali furono i fatti per cui lei cominciò a non stimarlo più? Risponda tranquillamente. Quindi cosa è successo prima dell'episodio Marta Russo, grazie al quale o a causa del quale o per colpa del quale lei ha perso totalmente la stima nei confronti del suo maestro? Non è che avessi perso, questo è inesatto, cioè non è che avessi perso totalmente la stima, io continuavo a stare in quell'istituto, quindi non è che avessi perso totalmente la stima. Scientificamente secondo me c'era stato proprio un'esasperazione dell'ermetismo, insomma, che non stimavo. Questo non lo, cioè, scientificamente secondo me c'era stato un netto calo. Il fatto di considerarlo dico vigliacco, ma lo dico in andiamo con lei. Avvocato, per favore, prima facciamo rispondere esaurientemente. Mi sta già parlando, scusi Presidente. E poi interviene. Scusi Presidente, se lei segue la deposizione si accorgerà che stiamo già parlando del dopo il fatto Marta Russo, mentre prima di arrivare al dopo Marta Russo, troppo cammino dobbiamo fare. Vorrei che la testimone si fermasse e si concentrasse. Scusi, io finora ho parlato al prima di Marta Russo, perché lei è molto eloquente e anche direi pittoresca nel descrivere. No Presidente, su questo c'è l'opposizione, non può definire la testa pittoresca. Dunque siamo arrivati, siamo arrivati al momento in cui la testa riferisce siamo arrivati al momento in cui la testa riferisce che comincia a decrescere la stima verso il professor Romano per motivi di carattere scientifico, in quanto esasperava l'ermetismo. Capisco perché l'avvocato lasci stare la polemica, risponde la corte. Ha iniziato a dire lei, per esempio, che dice per motivi così. Di, non condivideva l'eccesso di ermetismo scientifico, immagino. Ma questo No, Presidente, mi consenta, non devo suggerire io le risposte, non le deve suggerire nessuno. No, io non sto suggerendo affatto, lei è la testa che ha parlato, che non gli andava l'ermetismo del professor Romano. Ecco, vede, l'ermetismo con la punta dell'iceberg di un mare di merda, mi pare che c'entri poco. Ma questa è una considerazione dell'avvocato. Ha parlato di ermetismo. Facciamo parlare la testa. Se vuole rispondere. Certo, poi ognuno i giudizi scientifici li esprime come vuole, anche questo può essere un giudizio scientifico. Basta che Per favore facciamo parlare la testa, altrimenti sospendiamo per un quarto d'ora, perché così non possiamo andare avanti. L'avvocato mi ha chiesto quali erano gli elementi che prima del fatto dell'università, del delitto, mi avevano fatto in qualche modo venire meno la stima. Certo, le espressioni sono forti, ma quelle espressioni è chiaro che il mio stato d'animo. Aggettivo scelto rispetto a mie valutazioni di prima del 21 maggio, cioè io sono scossa, io uso parole forti, molto forti in quel periodo, in conversazioni private, mai con gli inquirenti, mai pubblicamente, mai. È chiaro che sul tipo di aggettivo incide il mio stato d'animo, ma mi ha chiesto cosa diminuiva la mia stima, io gli parlo di un profilo scientifico e lui mi risponde: queste sono cose dopo l'assassinio di Marta Russo. No, la città l'avvocato Coppi. No, senta dottoressa, lei risponde alla corte, la città è lui. Ci dica appunto, intanto scientificamente la mia stima era diminuita, questo sì. Come tipo di persona c'erano delle pavidità
che io notavo in lui come atteggiamento comune, questo, no, me le spiega, ma sulle però, quali... Me le spiega, perché sa, definire uno... Senta, Presidente, io vorrei che il testo non fosse interrotto, come lei più volte ha detto. Sì, facciamo parlare il testo. Ma quali sono? Guardi, avvocato, per favore. Ma io chiaro, chiaro, poi interviene lei, non è che le tolgo alla fine, però. Io vorrei prima capire quello che dice il testo. Ma io ho chiesto quali erano i fatti in base appunto, ai quali cosa è successo. Ma infatti, quando parla di povertà, dobbiamo dargli anche il tempo di riferire poi l'episodio di povertà. Sono cose sulle quali io non è che le dicessi seriamente, si rideva nella mia famiglia, si scherzava, cioè il fatto che non ha mai preso un aereo, sono cose rispetto alle quali si rideva e si scherzava, quindi ripeto, l'aggettivo vigliacco è un aggettivo forte e che io uso in uno stato d'animo assolutamente sconvolto, insomma, di quei giorni. Non prendeva mai un aereo, non ha mai preso un aereo in vita sua, quindi perché ha paura, eccetera. Non mangia alcune cose assolutamente, mia madre mi diceva alle cene non mangia quasi nulla, il pesce perché la lisca lo può, non so, insomma, ha paura di mangiare alcune cose. E con 36 e 8 lui si metteva a letto, così lo prendevano in giro anche le sue figlie di questo. Aveva una specie di boccetta, su questo ripeto ridevamo, cioè non era una cosa a cui avevo dato mai nessun peso, aveva una boccetta di un liquido, non so, austriaco, comprato in Austria, nella sua scrivania, che era una specie, a me disse almeno che era una specie di battericida, che lui se lo metteva prima degli esami, perché aveva sempre questo atteggiamento come un po', insomma, di una persona non propriamente ecco, coraggiosissima, io non ne avevo questa impressione. Okay. I commenti sono pesanti, ma sono su quelli incide invece, sono successivi, insomma, sono commenti di intercettazione. Ci veniamo dopo. Quindi, insomma, questa... Che vuol dire, Presidente, ci vediamo dopo? Io non ho ci capito. Veniamo dopo? Ah, ecco. No, guardi, non ho capito. Anche, guardi, se lo devo dire a qualcuno lo posso provare a dire a lei, da cui oltretutto le prenderei anche per quanto è grande e grosso. Grazie. Alla dottoressa Lipari, tutta più posso offrire qualche cosa dopo, se lo gradisce. Dunque, quindi diciamo c'è una perdita di stima sul piano scientifico e poi c'è tutta questa perdita di stima ulteriore perché non vola, va in giro con le boccette, eccetera, eccetera. Questa cosa però si manifesta pressoché subito dopo l'inizio della frequentazione scientifica del professor Romano. Ma perché sì, non erano elementi assolutamente rilevanti in nessun senso per giudicare. Io ecco, su una cosa lo stimavo, e questo non so se è stato intercettato, ma insomma lo dicevo, su un... Ci dica almeno una cosa su quale lo stimava, ecco, almeno una. Qual è? Vabbè, ce n'erano varie, insomma, non... Ce le dica allora, insieme al fatto che non volava, può essere che invece andava in barca a vela e questo andava bene. Ci dica qualche cosa. Io pensavo, avevo l'impressione che fosse accademicamente più corretto di altri, anche più corretto di altri, cioè che lui appoggiasse persone quando effettivamente quando erano mature, diciamo, per un avanzamento, per una promozione. Quindi nell'ambito della carriera universitaria, sotto questa stessa? Sì, sì, cioè accademicamente lui si era comportato per le vicende, diciamo, di cui avevo notizia io, mi sembrava che, insomma, spingeva la gente a scrivere, non era di quelli che, diciamo, fanno vincere i posti senza che uno abbia scritto nulla, o che pure... Quindi era un maestro ed un maestro, era un maestro ed un maestro anche corretto, diciamo. E anche umanamente, aveva questa bonomia, insomma, questo comunque una gentilezza formale di base, insomma, media. Quindi quando lei a suo padre dice... Da molti anni io ti parlavo male del professor Romano. A che cosa intende riferirsi con questo dire io da molti, perché vede, io lo leggo non né per contestazione né per domande, ma solo per cercare di capire
il perché di sue affermazioni, che ormai sono agli atti perché sono introdotte nel processo e noi ne dovremo tenere conto al momento del giudizio. Da anni, papà, quando io parlavo male di Romano, tu dicevi, vedi sempre il negativo, eccetera, eccetera, sei per critica. Sì, ma quindi non quando mai... lei parlava male, mi sembra che se da una parte mettiamo le boccette, la paura di volare, la paura delle lische, e dall'altra il fatto che era un maestro che spingeva a scrivere, che incoraggiava solo chi meritava, che nei concorsi universitari era corretto, e vorrei sapere che cosa no, c'era di parlare, non so, insomma, che no, cosa no. C'è di che parlare male di questo professor Romano, me lo faccia capire. Perché parlare male delle lische di pesce o del volante. Cioè, Presidente, ma è una domanda o una deduzione? È una domanda, è una domanda. Di che perché parlava male? Quali erano? Perché mi sembra un po' strano. È una domanda. Che vediamo se la risposta non è una deduzione. Perché ha paura di volare. Perché di me si dovrebbe parlare malissimo allora. Io ripeto, queste sono intercettazioni e a me era crollata assolutamente, mi era crollata assolutamente questa persona. Ma è vero che parlava, ma è vero, lasci stare, questo gliel'ho già detto, qui siamo al dopo. Ma io sì, voglio sapere, ma, è ma vero frase... che da anni, è vero che da anni, quindi dal 1997 in avanti, e quindi dal 1992, giorno della sua laurea, al 1997, anni, sono 5 anni, è vero che da anni lei parlava male con suo padre del professor Romano, e mi spieghi perché ne parlava? Io voglio cogliere la sincerità di queste sue, proprio voglio essere sicuro della sincerità di quello che lei dice, quindi mi faccia capire perché di fronte all'immagine che lei stessa ha tracciato del suo maestro, però lei ne andava a parlare male con suo padre, mi faccia capire quali erano gli argomenti in base ai quali lei ne parlava male, perché si lamentava di questo professore. Presidente, c'è opposizione, resta già risposta a domanda della stessa difesa. No, no. Ha parlato dei commenti che facevano in famiglia scherzosamente su questi elementi. Sono questi, ha parlato. Ecco, allora conferma quello che ha detto prima o invece c'è qualcosa in più? Perché lei ha parlato di queste manie, di queste paure, di questi timori. Erano questi elementi che la portavano a ritenere un uomo da criticare? O ce n'erano anche altri? Questo vuole sapere l'avvocato. Io da un certo punto in poi ho avuto difficoltà a cogliere l'aspetto, come dire, dialogante del professor Romano quando mi incontravo con lui anche per discutere di cose scientifiche. Cioè lui ripete le sue frasi quasi anche nei libri, insomma, i libri sono estremamente ripetitivi come formulazioni, insomma. Io andavo lì a parlare con lui, infatti questo parlar male, tra virgolette, insomma veramente era solo con mio padre, nel senso solo nell'assoluta intimità di una persona che insomma è mio padre, cioè la persona con cui io dico di tutto, insomma, a mio padre e a mia madre, e con loro avanzavo riserve. Guardi, cioè, dicevo, questa è una persona, sì, lei non è che parlare male non è che parlassi male, perché un po' si anche si come ripeto si rideva di alcune cose, cioè si commentava ridendo, mi scusi, come se come una persona impiegata che parla del capo ufficio, sottolinea i difetti. Mi scusi dottoressa Lipari, lì è tutta una riserva. Io sono stata, leggo quello che lei dice, io sono stata rincoglionita da voi, papà e mamma, quindi, col fatto che vedo sempre solo il lato negativo, perché dicevo male di questa persona. In realtà quella era l'unica cosa vera che si poteva dire di questa persona prima che succedesse sta cosa, dopo eccetera. Quindi, già prima che succedesse questa cosa, l'unica cosa che si poteva dire del professor Romano era parlarne male. Siamo d'accordo o vogliamo rettificare un pochino questo suo giudizio? Sulla base di quello che lei stesso ha detto. No, basta avvocato, ha già dato una risposta. No, Presidente, perché come è la no? Terza volta. Ripetutamente ha risposto. Ora, può essere che la risposta non sia convincente. Prendiamone atto, poi si vedrà se è convincente o meno. Ma non può insistere, ha già dato una risposta. Nonostante questo parlare male, cioè, lei ha mai pensato di abbandonare il professor Romano, scegliersi un altro maestro? Lei aveva la fortuna, oltretutto, come figlia di un professore ordinario, di una persona autorevole, lei poteva andare a studiare dove voleva, no? In Germania, poteva, lei conosce anche il tedesco, mi pare, no? Poteva andare a studiare dove. Come mai, nonostante questa disistima, lei ha continuato a rimanere alla scuola del professor Romano e addirittura lo aveva come maestro che la doveva guidare nel dottorato? Sì, non...
come le ripeto, questo. Ci spieghi, lei ha detto che era venuta meno la disistima, anche, era, come le ripeto, ho detto cose, la disistima anche, era relativa, sì, c'era stato, secondo me c'era stato un calo anche nella sua posizione, anche nella sua produzione scientifica. La domanda è questa: se lei ha avuto l'idea di cambiare cattedra o università, questa è la domanda. O maestro. O maestro, cattedra o maestro, o quale maestro? Beh, salve. Posso, non so, posso averci pensato, non era però un progetto, non era un progetto, insomma, che... Ma lei faceva leggere le sue cose al professor Romano? Ma certo. Accettava i suoi suggerimenti, le sue indicazioni? Sì. Quindi era un rapporto pieno di allievo a maestro? Sì. In questo rapporto si è creato anche un clima di una qualche fiducia, di una qualche confidenza, naturalmente uso l'espressione nei termini in cui va usata, tra un maestro e un allievo. Sì. Sì. Tanto che lei è diventata anche amica, o comunque ha frequentato la famiglia, è diventata amica delle figlie? Sì, il viaggio a Monaco mi invitò, in realtà mi invitò più volte lui ad andare a Monaco. Perfetto. Quindi fino a quando è successo questo dramma, diciamo che nonostante questa diminuzione di stima scientifica c'era però un rapporto umano buono, no? Sì, guardi, però queste sono frasi dette veramente con uno stato d'animo assolutamente sconvolto. Sì, ma io le sto facendo. Perché io avevo fatto una serie di mie considerazioni, come le ripeto, personali rispetto a questa vicenda. Posto, dico. Avevo uno stato d'animo sconvolto. Non è che continuassi a frequentare la cattedra del professore o continuassi a frequentare la sua famiglia, mostrando una faccia, diciamo, e poi tenendomi dentro tutta questa disistima, tutta questa antipatia. La figlia mi stava simpatica, le volevo anche bene, insomma. Lui anche come figura, cioè, aveva una sua bonomia, cioè, in realtà mi stava simpatico. Avevo riserve su alcuni punti. Mi lamentavo come ci si lamenta ad un capo ufficio, normalmente a casa, mi lamentavo di alcune cose, di alcune, come dire, di una forma come un po' ripetitiva, come un po' parossistica del professor Romano, però c'era sia nello scrivere che nel... Però c'era questo rapporto, diciamo, di una qualche confidenza, di una qualche fiducia, d'accordo? Ora, lei perché non ha rappresentato i suoi dubbi, le sue perplessità al professor Romano in ordine a quello che riteneva di aver visto la mattina del 9, tra il 9 ed il 21? O soltanto il 21 le viene in mente, riesce a ricostruire questa situazione? Quindi tra il 9 ed il 21 lei ha mai parlato di quello che era accaduto quella mattina, di quello che lei a poco veniva ad emersione nella sua mente, eccetera eccetera? Se c'era questo rapporto di fiducia e di confidenza, la domanda è questa: perché lei non ne ha immediatamente parlato con il professor Romano per dirgli guardi, io penso che in istituto sia successo qualche cosa di grave, di delicato? Ma l'ho detto più volte che ho ricostruito, che mi è venuto in me, che non ricordavo neanche di aver fatto quel tentativo di telefonata, che i ricordi sono stati tutti successivi al 21 maggio. Tutto. Oh, okay. Quindi che fino... la sera prima, il 20 maggio, lui mi telefonò e mi disse lei ha visto nulla, ha sentito nulla, mi pare di averlo detto anche stamattina. Io gli dissi no, io non ho sentito niente, non ho visto niente. Quindi lui disse perché anche Irene Castiglia, che era seduta lì, proprio a quelle finestre lì, con la finestra aperta, non ha sentito niente, non ha visto niente. Quindi fino al 21 lei non ha potuto rivelare nulla, riferire nulla al professor Romano, perché lei stessa non aveva ancora ricostruito e dominato la situazione, siamo d'accordo? Sì. Siamo d'accordo. E fino al 21, dal professor Romano, lei ha avuto delle confidenze o delle indicazioni o la esposizione di fatti o la rappresentazione di giudizi dai quali lei abbia potuto ricavare che il professor Romano sapeva qualche cosa di quello che era accaduto? Sapeva qualche cosa. Sì o no? Sto pensando, cioè si è accennato, si è parlato il sabato, si è parlato un po' di questo... Sabato che? Di questo sabato fatto. Quando? Il sabato precedente al 21 maggio,
cui io ho detto sono stata all'università. Si è parlato di questo fatto, ma non ricordo con precisione cosa mi disse. Sì, ma lei... Non diceva di sapere niente di particolare. Non le diceva di sapere. E quindi in questo periodo di tempo, stiamo parlando tra il 9 ed il 21, lei ha avuto inviti da parte del professor Romano a non riferire nulla di quanto eventualmente lei fosse venuta a conoscenza? Scusi Presidente, mi pare che sul punto abbia già ripetutamente risposto sia alla domanda del pubblico ministero sia alla domanda dei vari cioè difesa. Rispondendo in che modo? Nei termini precisi in cui ho fatto questa domanda nessuno fino adesso... No, rispondendo in che modo pubblico ministero? Rispondendo che non c'erano state le pressioni? Esatto, che non potevano essere, che era un elemento di rafforzamento per la persona. No, cioè io questo è tutto una... Guardi, siamo fuori strada, allora, tutta un'altra cosa. Sì, la domanda è ammessa in questi termini. Tra il 9 e il 21, il professor Romano, lei disse qualcosa che facesse trasparire, manifestare la sua intenzione, che lei non doveva dire nulla di quello che eventualmente sapeva? No, se la domanda è posta in questi termini no. Posto la domanda? Sì, no. D'accordo. Io avevo semplicemente sentito queste frasi, questi non hanno niente, queste frasi sì. Anche precedenti al 21 maggio e ho ricevuto quella telefonata del 20 maggio sera in cui mi chiedeva ha visto qualcosa, come ho appena detto, insomma, ha visto qualcosa, ha sentito qualcosa, come sta, eccetera. Altra domanda? Sì, sì. Quindi in lei devo esprimermi in questi termini, la chiave di lettura che le ha consentito di cominciare a risuscitare i ricordi, a collocarli in una successione cronologica e poi quindi anche in una successione, secondo lei, causale, nasce nel corso dell'interrogatorio al quale lei è stata sottoposta? Parliamo dell'interrogatorio, quello del... Alcune cose, del 21-22 sì. Maggio, insomma. Molte cose le ho ricordate. Vabbè, è evidente che uno si ricorda le cose se te le chiede, cioè se ti chiedono di ricordartele, insomma. Prima del 21 maggio non avevo nessun interesse, nessuno stimolo a ricostruire la mattinata del 9 maggio. Ecco, nessun interesse, nessuno stimolo. Però lei, e su questo io anzi apprezzo moltissimo la sua sensibilità, non creda, io sono costretto a farle delle domande perché il mio mestiere lo comporta, ma non creda che io non abbia apprezzato alcuni passaggi delle sue varie conversazioni, compresa quella notturna con il professor Romano di cui parleremo di qui a poco. Ora però lei più di una volta rimprovera anche a suo padre il fatto che c'era il dramma di questa ragazza morta che tutti abbiamo vissuto. E lei lo giudica giustamente un fatto sconvolgente. E allora mi spiega come mai soltanto nel momento in cui viene interrogata lei sente lo stimolo a pensare qualche cosa. Lei non ha sentito di fronte a questo fatto sconvolgente e sapendo benissimo che quella mattina lei era lì in università, non ha pensato di ricostruire comunque per conto proprio qualche cosa? La mia mattinata? Perché avrei dovuto, scusi? Perché avrei dovuto perché tra il 9 e il 21 si parlava di questo delitto, il delitto era avvenuto in quella strada su cui si affacciavano anche le finestre di filosofia del diritto, io ho detto perché è accaduto in un periodo, in un momento in cui lei si trovava in istituto, ecco, quindi ci sarebbe stato pure qualche motivo per cercare di riflettere, di capire. Poi lei mi dice che non ci ha pensato, un altro paio di maniche, però io vorrei per cercare di capire quando ma nasce. Non ho pensato ai profili penalistici, questo proprio no, ma chi è che è diciamo abbastanza paranoico di fronte a un fatto di cronaca che non ti riguarda da ricostruire i propri movimenti quel giorno e da porsi il problema, forse c'entro, forse non c'entro. No, per carità, se uno c'entra o non c'entra lo sa per conto proprio e non è che uno si pone il problema, forse c'entro, forse non c'entro. No, appunto dico, forse ho un ruolo in qualche misura e quindi devo ricostruire i miei movimenti, questo sarebbe stato... No, sa perché glielo chiedo, perché siccome lei al 21-22 incomincia a ricostruire e dice lei incomincio a capire, e già il 23 mattina poi lei concepisce questo
odio furibondo nei confronti Presidente, del professor Romano, allora vorrei cercare di capire come nasce. Presidente, scusi, io non vorrei interrompere, ma non fa parte della domanda questo. Come sbaglio? Non fa parte della domanda? Ha ragione il pubblico ministero questa volta. Beh, allora mi dica perché lei ha detto che il professor Romano doveva essere mangiato dai piragna, che come lei, scusi, che lei voleva distruggere, delle molto dure, che lei voleva distruggere il professor Romano, che lei voleva distruggere il professor Romano, e che se per avventura il professor Romano sarà assolto in questo processo sarà una tragedia. È una domanda questa, anzi sono tre. Mi risponda a queste sono tre domande, professore. Tre domande, mi risponda. Prima, perché lo voleva far mangiare dai piragna. Prima, ci spiega chi sono i piragna, se qualcuno lo sappiamo, sa, lo sappiamo. Lo sa tutta la corte, no, sono quei pesci, sa che mangiano, staccano. Sì, va bene, avvocato, l'altra domanda qual è? Allora, prima, perché lo voleva far mangiare dai piragna. Sì, sì. Poi, perché lei voleva distruggere il professor Romano. Lei voleva distruggere, sì, il professor Romano. La terza domanda... Perché considera una tragedia, sì, l'eventualità che il professor queste Romano frasi... sia assolto da questa, certo, corte? Queste frasi, questo... da quello che posso capire, risultano dalle intercettazioni telefoniche. Sì, certo, Presidente. Ecco, può dare una risposta? Queste sono domande. A queste tre domande? Non, ora non considererei più una tragedia se fosse assolto. Al momento ero sconvolta. Per me lui se la vedrà, cioè come chiunque, insomma, qua dentro risponde dei propri atti, se la vede con la propria coscienza. In quei giorni io avevo, come ho detto più volte, il 21 maggio... ho accettato a un certo punto mentalmente di ricostruire alcuni atteggiamenti che avevo colto anche tra il 9 maggio e il 21 maggio, alcune stranezze, alcune, come dire, un'immagine, anche proprio un modo di guardarmi, un modo di rapportarsi a me diverso dal solito, come cioè, un uomo non si rende conto che la moglie l'ha tradito, poi se qualcuno gli dà un'imbeccata ricostruisce una serie di comportamenti, quella volta è riuscita, è uscita, è tornata tardi, eccetera. A me è sembrato di ricostruire, queste erano mie deduzioni, non stanno in nessun verbale, cioè nei verbali ci sono solo ricostruzioni di frasi dette nelle telefonate che Romano mi fa o che io faccio a Romano e che potevano essere rilevanti ai fini dell'indagine, solo che io ero intimamente convinta che la cosa riguardasse l'istituto e che riguardasse anche il professor Romano. Di questo, sì, per forza, sì, risulta dalle questa intercettazioni, perché io della... ne ero convinta. Era la convinzione, e per me era una cosa gravissima. Va bene. Lui è un sicuro. Era, sì, la convinzione della testa. Era una, certo, era una convinzione della testa, ma lei comprende, Presidente, quanta fiducia questa difesa possa avere in una testa la quale dice che vuole distruggere il professor Romano. Ma Presidente, questa non è una domanda, non è una domanda, questo è un principio di arringa. Questo farà parte della arringa. E vabbè, mi porto avanti, Presidente. Dunque, è un principio del ringa, ma ci portiamo avanti. Senta, e adesso perché non sarebbe più una tragedia se il professor Romano venisse assolto? Ma chiediamo opinioni. No, Presidente. Questa è un'opinione, scusi. Io ho chiesto perché lo voleva vedere. Ma non mi interessa sapere adesso, qual è il giudizio. A me interessa. Ma scusi, della testa, che cosa è successo, cosa è cambiato. Quella che sarà la pronuncia della Corte d'Assise. Non ci interessa. La pronuncia non sarà... lo vogliamo sapere, anzi. Non lo, lei non lo vuole sapere. Non lo vogliamo sapere. Non lo vuole sapere. Il fatto che io fossi... Non risponda alla domanda. No. Non è stata ammessa. Volevo completare... No, lasci stare adesso. Benissimo. Dopo il 21 lei si accorge retrospettivamente che tra il 9 e il 21 era cambiato nei suoi confronti l'atteggiamento del professor Romano. Dice che la guardava in una maniera strana, c'era un atteggiamento diverso, eccetera. Ma scusi, ma se tra il 9 e il 21 praticamente non avevate mai parlato di questa storia? Se il professor Romano non le aveva detto nulla, se lei non le aveva rivelato nulla, mi spiega in che cosa consisteva questo cambiamento di atteggiamento e quali sono le ragioni per le quali avrebbe dovuto cambiare atteggiamento il professor Romano nei suoi confronti? Chiedo scusa, ma la premessa, Presidente, non è esatta, perché non è vero non essere detto nulla. Nulla di significativo nel senso in cui deriva la testa, ma c'erano state delle parole che lei aveva interpretato. Sì, ha riferito alcune circostanze. No, le io... circostanze le non ce ne sono altre. La guardava prima e come la guardava dopo. Ce ne sono altre circostanze. A me sembra diventare male. C'è un colloquio del sabato precedente al mercoledì, in cui c'erano Basciu, mi pare Laura Cappelli, il professor Romano.
io e Fiorini. Cosa vi siete detti? Né? In cui io ripetei la frase che mi era stata detta dall'Alletto, e cioè, perché poi l'Alletto mi ha detto, si ricorda che proprio in quel momento stavamo insieme in sala fax, e loro, non so, risero di questa frase. Però, non c'era Romano? Era presente Romano. E che cosa ha detto Romano? Cosa ha fatto in quello che... Laura Cappelli mi indicò quel giorno, cioè il sabato, come ho già detto, il punto dove era caduta Marta, e tutti i fiori per strada tutti i fiori in quel punto. Quindi io solo quel giorno ho individuato il punto, c'era anche il professor Romano, quindi si parlò del... Quel giorno colsi la frase detta a Punzi sul fatto della difficoltà di ricostruire la traiettoria. No, aspetti, no, parliamo dell'Alletto. Lei riferisce che l'Alletto le aveva detto, si ricorda quando stavamo nella stanza del fax, e la reazione del professor Romano quale fu? Perché adesso stiamo parlando del professor Romano. Sì. Dei comportamenti del professor Romano che l'hanno portata a fare certe deduzioni. Quale fu il comportamento di Romano a proposito dell'Alletto, di quello che lei ha riferito? Ma non mi ricordo se io dissi proprio qualcosa tipo... è una frase tipo di chi si vuole costituire un alibi o qualcosa del genere, sì. E loro risero, mi ricordo che risero, adesso non so per quale mia frase, mi ricordo che riferii questa frase e forse ho fatto anche questo commento aggiunto, perché mi ricordo che Basciu, Laura Cappelli e Romano, mi ricordo delle risate, ecco, questo è il sabato. Sì. Ma sento un po', ma lei si ricorda... Poi c'è stata la telefonata del 20 sera, che pure mi aveva colpito, insomma, tanto che io telefonai a mia madre. Sì, va bene, la telefonata del 20 sera l'ha già detto. Sì, no, sta chiedendo perché tra il 9 e il 21, cosa era avvenuto tra il 9 e il 21, eccetera. Io ho notato una diversità negli atteggiamenti, sono persone che frequentavo da anni e... Avevo notato una diversità negli atteggiamenti normali. E quindi anche quindi del professor Romano? Sì. Ma tra il 9, a parte che io vorrei ancora capire in che cosa sarebbe consistita questa diversità di atteggiamento, perché non mi può venire a dire mi guardava in un modo diverso. Ecco. Poi soprattutto non mi pare che vi siete frequentati tutti i giorni tra il 9 e il 21. Quindi, insomma, per poter giungere alla conclusione che uno ha addirittura mutato atteggiamento, ecco, mi faccia capire... Ecco, sì, forse è bene intanto fare questa domanda, perché possa rispondere alla sua. Quante volte si è vista con il professor Romano? Il lunedì. Dal 9 al 20? Il lunedì. Molte volte, poche volte, ecco. Il lunedì 12, il venerdì, il sabato e il lunedì, 4 volte. 4 volte. E il colloquio a proposito dell'Alletto, quando ci fu la risata? Il sabato. Sabato, rispetto al 20, quanti giorni prima? Il 21 è mercoledì, il 20 è martedì. Senta, ma lei si ricorda che il professor Romano, ricorda se il professor Romano espresse disappunto per il fatto che lei aveva riferito pubblicamente quello che l'Alletto le aveva detto? A chi l'avevo riferito, scusa? Lei ricorda se il professor Romano espresse disappunto per il fatto che lei aveva parlato di quanto l'Alletto le aveva detto? Ma a chi? Lei si ricorda se ci sono state delle manifestazioni di disappunto da parte del professor Romano? Scusi, questo incontro con Basciu, Laura Cappelli, il professor Romano, in cui io dico questa frase, è del sabato. Io non sono ancora stata sentita dagli inquirenti e non posso aver riferito dopo essere stata sentita dagli inquirenti. Se il professor Romano ha espresso disappunto per il fatto che lei, parlando con l'Alletto, così almeno parlando con l'Alletto, espresse disappunto per il fatto
che lei aveva riferito all'Alletto di essere stata sentita per oltre 10 ore in questura. Per oltre 10 ore? In questura, sì. Come se ci fosse disappunto per il fatto che lei, anziché mantenere riservo su questo fatto, era andata a dirlo all'Alletto. Questo è il concetto. No, io non ho, guarda, così, non ho capito la domanda. Neanche noi, su questo siamo insieme. Dunque, professore, lei prima ha chiesto se aveva espresso disappunto per aver riferito la Lipari pubblicamente cose riferite dalla Alletto. Poi mi pare di capire che invece la domanda sia cose riferite alla Alletto. Questa è la prima domanda alla quale non mi ha risposto. Adesso questo c'è una domanda. Non è che una risposta ha detto e sarebbe lei l'ha chiesto e l'ha Alletto. Chiariamo bene le domande. Allora, le domande sono due. Punto primo, se il professor Romano abbia espresso disappunto per il caso in cui lei, io non lo so, glielo sto chiedendo, per il caso in cui lei in istituto, pubblicamente, eccetera, eccetera, abbia riferito dei suoi interrogatori in questura. Questa è la prima domanda. Sì. Ma pubblicamente in istituto, facciamo rispondere alla tesi su questa domanda. Pubblicamente in istituto io non ho mai riferito dei miei colloqui con gli inquirenti, mai. Perfetto. Pubblicamente in istituto, a lui privatamente in un incontro a tre. Perfetto. Adesso questa frase riportata, una frase riportata, cioè la frase dell'Alletto, eravamo insieme in sala Pax, riportata da me praticamente testualmente, rispetto alla quale c'è stata una risata, quindi con una certa pubblicità, nel senso che eravamo io, Fiorini, il professor Romano, Basciu e Laura Cappelli, questa precede il mio primo interrogatorio, è del sabato, precedente il mio primo interrogatorio. E adesso la seconda domanda era questa, e cioè se il professor Romano la rimproverò o espresse il disappunto per il fatto che lei, parlando con la Alletto, aveva fatto riferimento al fatto che lei era stata sottoposta ad un interrogatorio in questura per 10 ore, per oltre 10 ore, eccetera. Ma lei l'ha detto all'Alletto? Ecco, io questa non l'ho capita, proprio, me la può ripetere, scusi. Allora, guarda, 10 minuti dopo mi richiamò Romano, dopo la telefonata famosa della Gabriella che le chiedeva se andava a fare gli esami, eccetera, si ricorda, no? Ne abbiamo parlato prima. 10 minuti dopo Romano, per commentare negativamente, mi richiamò Romano per commentare negativamente ciò che avevo detto a Gabriella, e cioè che ero stata in questura per 10 ore, ma non chiedendomi di andare a fare esami né chiedendomi nulla sul contenuto della mia deposizione. Si ricorda questo rimprovero perché lei aveva fatto cenno a questo suo interrogatorio parlandone con l'Alletto? Siamo sicuri che è un rimprovero? Cioè, questo vorrei capire. Beh, questo rilievo, usiamo l'espressione per commentare rilievo. Negativamente il fatto che io, ciò che io 10 minuti dopo mi richiamò Romano per commentare negativamente ciò che avevo detto a Gabriella, e cioè che ero stato in questura per 10 ore, è un commento negativo, o se no, se qui è verbalizzato male, sì, non riesco a capire veramente la domanda, cioè, cosa la domanda è molto semplice. Lei ricorda se Romano le telefonò poco dopo che le aveva telefonato la Alletto per chiederle di andare a fare gli esami lamentandosi, esprimendosi in termini negativi sul fatto che lei aveva riferito all'Alletto, aveva fatto questa confidenza all'Alletto di essere stata interrogata? Ma non è questo, scusate, per 10 ore. Avvocato Coppi, mi scusi, ma siccome ahimè in quel caso il verbalizzante ero io, so bene che cosa mi disse la dottoressa. E non mi interessa, dottor Ormani, mi interessa quello che c'è scritto al verbale. Sì, ma quello che c'è scritto al verbale è stato... Ma non voglio un'interpretazione sua del verbale, sì, desidero che prima mi risponda la testimone. La domanda è ammessa perché pertinente. Dicendo non è pertinente. È espresso male in quel verbale, veramente. Ma senta, ma è possibile che i verbalizzanti qui questo processo non recepiscono, o lei non si spiega, perché ogni volta che c'è una contestazione qui... Però avvocato, allora che cosa ha detto la testa? Sta dicendo una cosa, lei no, blocca il dire della testa. Allora, sì, no, comprendi il suo pensiero. Sì, appunto, è espresso male, nel senso che non riesco a capire in che senso un commento negativo sul fatto che io ero stata 10 ore e l'avevo detto all'Alletto. Non riesco veramente a capire, comunque non ci fu, cioè nel senso non è che sta disse... Sta scritto così, per di più il verbalizzante è quanto il verbalizzante più autorevole che si potesse avere. E non lo so, insomma, mi faccia capire. Qui io leggo queste parole. Guardi, le ho detto, si parla per mezz'ora e poi si trova un'espressione, adesso non so cosa intendesse veramente il verbale con questa espressione. Ecco, lei cosa intendeva dire? È in grado di poterlo dire adesso? Commentando negativamente? Vabbè, sì. Nel senso che disse sono pazzi,
Esatto. Disse a mia madre: sono pazzi perché l'hanno tenuta troppo. Non fu esattamente questo quello che volevo dire quando verbalizzai commentando negativamente. Sì, è vero, pubblico ministero, ma la legge non prevede che il pubblico ministero sia sentito come testimone. No, volevo soltanto chiarire questo. Anche perché allora lo dovremmo sentire come testimone su quanto si sono detti dalle 3 del pomeriggio alle 5 della mattina dopo, posto che mi pare che il verbale sia di 5 pagine a fronte di 15 ore, ma noi abbiamo il buon gusto di non chiederlo e ci fermiamo alle 5 pagine. Anche perché io alle 3 del pomeriggio non c'ero in questura. No, è per carità, qualcuno ci sarà stato. Io certamente no, quindi non lo può chiedere a me. Cosa ci siamo dette, cioè? Dottoressa, sei stanca? Quindi, ce lo dica, sospendiamo 10 minuti. Sospendiamo. Sospendiamo per 10 minuti. Non funziona l'aria condizionata. Allora può riprendere, avvocato Cozzi. Dunque, lei è stata quindi sentita per la prima volta in quella notte a cavallo tra il 21 e il 22 di maggio. Quando vede il professor Romano in compagnia di suo padre, lei concepisce immediatamente questa repulsione nei confronti del professor Romano e di tutto l'istituto, d'accordo? Poi ci sarà la telefonata notturna. Lei poi è stata riesaminata quando? Lo ricorda dopo questo 21-22 maggio? C'è un'inesattezza, Presidente, mi scusi, Avvocato Coppi. La testa è stata sentita per la prima volta il 18. Il 21 soltanto, non credo. Ma a me mi interessa quello. Va bene. Perché poi è dopo il 21-22 che vede Romano. D'accordo. Quello io a questo volevo. Sì, sì, ok. Quindi il 21-22 sappiamo che cosa lei ha dichiarato e non c'è niente di particolarmente rilevante sul professor Romano. Poi successivamente viene risentita qualche giorno dopo, ricorda? Ricorda di essere stata sentita? Sì, il 26. Perfetto, il 26. Senta, a proposito, vedo che lei ricorda molto bene verbali, cose, cioè, lei a suo tempo, quando ha reso le sue dichiarazioni, ha riletto e sottoscritto questi verbali? Sì. Li ha più rivisti questi verbali, li ha più riletti? No. Non ha più riletti. Ha avuto più occasione di parlare con qualcuno di questi suoi interrogatori, del tema su cui sarebbe stata intrattenuta oggi come testimone, con suo padre, con no, qualche... No, beh, ho parlato... Con nessuno. Insomma, ci siamo sentiti un po' di volte durante quest'ultimo anno col dottor Belfiore. Ogni tanto, insomma, nel periodo successivo a giugno ci siamo sentiti ogni tanto, insomma. Scusi, mi faccia capire, ma nell'arco di quest'anno e anche dopo il rinvio, dopo il, mi pare che alcuni abbiano chiesto giudizio immediato, eccetera, comunque diciamo dopo il rinvio a giudizio, lei ha continuato a vedersi, ad incontrarsi con funzionari della Polizia di Stato? Ma io non ero tranquillissima nel periodo immediatamente successivo agli arresti, anzi no, non lo era affatto, insomma mi sentivo molto sotto pressione, non parlavo con i giornalisti, quindi però quello che io ero stata, insomma, un rigore che io avevo avuto, adesso mi scusi,
i commenti sulle frasi dette al telefono, che sono uno sfogo, insomma, è giusto anche farli, e io per prima, insomma, ripetuti qui, senta, adesso insomma, me ne vergogno, però voglio dire, io ho avuto un rigore in questa vicenda che non è, che non era assolutamente poi venuto fuori pubblicamente. Ho sentito, diciamo, tra giugno e luglio ogni tanto chiamavo per, anche perché volevano essere tranquillizzati sul mio stato d'animo, diciamo. Uscirono cose sui giornali del tipo la Lipari allora forse ha visto lo sparo e, dopo dieci, e perché parla solo dopo 10 giorni. Io queste cose le ho lette sui giornali e le ho viste riportate nei telegiornali. Queste sono cose ai limiti della calunnia, io non ero, mi sentivo molto sotto pressione, non poi ero tra giugno e luglio dell'anno passato non ha più avuto contatti né con il dottor come Melchiorre. Dice? Da giugno luglio dell'anno passato ad oggi poi non ha più avuto contatti con il dottor Belfiore o con altri? Ma ogni tanto, ogni anche, tanto. Anche di recente? Sì, insomma, ci siamo sentiti perché doveva essere, io stavo in una comunità monastica in realtà negli ultimi 3 mesi a coltivare la terra e ogni tanto chiamavo perché non sapevo quando è che sarei stata sentita. Mi hanno convocato 3 volte prima di oggi, sono stati sempre chiesti rinvii. Li sentivo per questo, insomma, sì, sono tornata a Roma. A parte queste ultime convocazioni, anche in questi ultimi 3 mesi, quindi lei si è sentita con il dottor Belfiore o con altri? Mi fu dato il numero del cellulare il giorno del... Sì, questo... Non mi ricordo se il giorno del confronto... No, ma io adesso... Questo per mia tranquillità, cioè sì. Mi dissero di qualsiasi cosa tu abbia bisogno, poi... insomma io non è stato un anno tranquillo per me, sì, cioè, questo, non è stato questo me ne rendo conto, ma a me interessava sapere se lei mi può rispondere, prima mi risponde più precisa e meno dura questo esame. Io volevo proprio sapere questo, se negli ultimi 3 mesi o comunque altrimenti quando lei si è sentita con quale frequenza, in quali occasioni con il dottor Belfiore o con altri funzionari di Polizia di Stato. Ma ce l'ha detto l'avvocato? No, non è stata precisa in questo, perché ha detto, prima ha detto che si era sentita, poi sembra e che se si avete sia parlato sentita tra solo... voi, di che cosa avete parlato? Questo è. Va bene. E quante volte, eccetera. Mi hanno detto di tornare, ho chiamato da questa comunità del nord, mi hanno detto di rientrare a Roma, poi io l'ho richiamati, allora per quand'è, eccetera. E si è anche vista? Si è anche vista, si è incontrata? Mi sono vista... Ecco, allora ce lo dico, perché io questo l'ho chiesto, se si era vista, ce lo dica subito, no? Mi pare a maggio, mi pare. Cioè prima del... Dovevo essere sentita quando? Il 27 maggio, mi pare, la prima volta. E si è incontrata in quell'occasione? Sono incontrata qualche giorno prima. Ecco, è stata lei a chiedere l'incontro o è stata invitata? Sì. È stata lei a chiedere. E mi scusi, posto che il testimone deve dire solo la verità, che bisogno aveva lei di incontrarsi con il dottor Belfiore, perché lo ha cercato e che cosa vi siete detti? Di che cosa avete parlato? Niente di che, io le cose che ho verbalizzato le ho dette a maggio. Risponda a tono alle mie domande. Io le ho chiesto perché ha sentito il bisogno di cercare il dottor Belfiore e di che cosa avete parlato, che cosa vi siete detti. Io lo cercavo per sapere quando è che sarei stata, che questo sarei basta, stata basta una telefonata. Invece lei ci dice che vi siete incontrati e avete parlato. Allora, quanto è durato l'incontro, dove è avvenuto l'incontro, di che cosa avete parlato? Su, è una domanda semplice, sì, no? All'istituto, sono fatti accaduti poco fa. Sì, all'Istituto Superiore di Polizia niente, semplicemente mi hanno chiesto come preferivo che mi si ponessero le domande, se specificamente o se in linee generali, insomma se preferivo che
il dottor, cioè che la pubblica accusa, insomma, mi facesse molte domande o poche, questo tipo di consigli di massima. No, per carità, a lei può sembrare una cosa da minimizzare, come lei stessa ha detto a proposito di altri, per noi è una cosa invece di un qualche interesse, quindi mi consenta. Ecco, quella è stata, mi dice intanto quali erano le persone presenti. Dottor Ormanni, il dottor Giannini e il dottor Belfiore. Come anche il dottor Ormanni era presente a questo incontro? Sì. E anche il dottor Ormanni le ha chiesto come lei voleva che le domande le venissero poste, se analitiche, se... Ah sì? Sì. E quanto è durato questo incontro? Sono mezz'ora. E qual è stato l'accordo che avete raggiunto? Come le dovevano essere poste le domande? Avete fatto anche delle prove? Avete fatto una scaletta di argomenti? Ma no, assolutamente non prove. Mi ha chiesto come insomma, se preferivo rispondere più specificamente o più in generale rispetto ai verbali. Avete visto anche qualche verbale? Rivisto qualche verbale? No. Avete riparlato comunque dei temi della causa? Non specificamente. Che vuol dire non specificamente? No, non mi sono state fatte domande specifiche. So che non le sono state fatte domande specificamente, resta di ricostruire quel colloquio. Lei ci dice che gli è stato chiesto come preferiva le domande, se le preferiva in un modo, sì, piuttosto che in un altro, eccetera. Io vorrei, per esempio, l'interrogatorio di questa mattina da parte dell'accusa si è svolto sulla falsariga, quindi di quello che grosso modo si era concordato in quell'occasione? Ma concordato che intende? Beh, scusi, se le chiedono come preferisce le domande, o lei ha risposto fate voi? Oppure... Eh sì, ho risposto fate voi. Ecco, meno male, visto che vede che qualche volta pure io le suggerisco qualche risposta. Quindi lei era assolutamente indifferente al modo con il quale le domande le potevano essere proposte. Professor Coppi, io lascio passare queste espressioni, però non so. No, lei non le suggerisco parte. Qualche risposta, è un'espressione pesante, veramente pesante. Beh, scusi, abbia pazienza. Lei mi deve, spiegare che interesse potevo avere io. Voi, vabbè, usate le telefonate, io ero sconvoltissima in quel periodo, ho usato espressioni forti, ma che interesse potevo avere io veramente a rivoluzionarmi la vita in peggio? È una cosa che non uso fare l'autoincensamento, ma non c'entra nulla con la domanda. Posso apparire come una testimone costruita, io che sono quella che, voglio dire, da maggio, dal primo giorno, ho provato a ricostruire in termini di verità, ho pagato dei costi veramente pesanti di serenità personale. Senta, cioè, io ogni tanto le suggerisco le domande, Presidente, è un'espressione pesante. Io so solo una cosa. Suggerisco le risposte. Si riferiva al termine, non al no, le termine, suggerisco al le termine, risposte. No, sì, ma in relazione al termine che lei non trovava in quel momento, ed era il termine appropriato. No, ma lo vede, dottoressa, che io pure io ogni tanto le suggerisco le risposte. Sì, ma con riferimento alla sua frase, fate voi.